Radio California presenta Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Ma ti potrai fidare? Io direi di sì, caro Luca. Io a volte direi di no. Gli amici possono fidarsi solo ed esclusivamente del gatto e la volpe. Di quelli come noi, insomma. Beh, vabbè, c'è sempre la nostra atmosfera natalizia. Oh, che bello, che bello. L'alberello. Le lucine, i regali, cominciano ad arrivare anche i regali. Chi li può fare? Beh, certo. A proposito, subito l'argomento viene introdotto Mamma da una mia. Canzone. Sì. Non potevamo che scegliere lui, il grande. È lui. Tanti soldi, che gioia. Senza problemi vivrei. Vedi che lui senza problemi parla al condizionale. E certo. Perché? Perché qui, cari signori, pare che i soldini siano terminati. Soprattutto sono terminati. C'è questa situazione un po' particolare. Sì, siamo in praticamente predissesto finanziario. Ed ora ci faremo spiegare meglio questa cosa e soprattutto ieri abbiamo ascoltato il sindaco che ci ha fatto qualche accenno, ma qualche abbiamo accenno, parlato sì. più che altro della regione, della macro regione sì. Però oggi c'è stata una conferenza stampa, insomma, l'attuale amministrazione come da buona continua tradizione continua a dare la colpa alla vecchia amministrazione. Gli avvicendamenti sono sempre questi. Allora noi abbiamo interpellato Il diretto interessato, l'ex sindaco Luigi Alboremascia, ben trovato. Salve. Ciao, grazie molte. Ciao e ciao a tutti i vostri ascoltatori, ben trovati. Ben ritrovato. La domanda sorge spontanea: ma che avete combinato? Stando se, a come se, si se hanno combinato, se avete combinato usiamo il condizionale. Guarda, io sento questo ritornello del sindaco Alessandrini e della sua amministrazione, soprattutto del suo vice sindaco, che poi era la voce che si ascoltava sempre nei 5 anni in cui ho governato e che si continua ad ascoltare anche in maniera preponderante rispetto, ahimè, anche al sindaco, cioè del vice sindaco Del Vecchio, dal primo giorno in cui è stata eletta questa amministrazione. Non ci sono soldi, non abbiamo trovato soldi in cassa. E poi hanno preparato il terreno per una valanga di tasse che hanno reso, ahimè, ancora più scontenti i pescaresi, che poi non sono solo pescaresi, sono ovviamente italiani, e quindi già in un contesto nazionale molto difficile si trovano ad avere tributi locali aumentati al massimo, con questo alibi e con questa giustificazione, che poi è quella che i comuni hanno difficoltà di cassa, ma tutti i comuni d'Italia hanno difficoltà di cassa. Io in 5 anni non ho trovato oro nelle casse del comune di Pescara, però non mi sono mai sognato di mettere le mani in tasca ai cittadini, non ho aumentato un tributo locale, eppure abbiamo realizzato opere pubbliche che sono sotto gli occhi di tutti e che forse addirittura adesso qualcuna il centrosinistra ne distrugge, come è corso Vittorio Emanuele, qualcun'altra addirittura ho sentito dire che si fa anche merito di averla realizzata. Grande bugia. E quindi voi siete il gatto e la volpe, insomma, c'è sempre un Pinocchio di turno. No, però c'è da dire, scusa Marco, sì. la domanda, voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. No, perché si dice ho ereditato, ho aperto i cassetti, eccetera, si dice sempre quando c'è un avvicendamento, però probabilmente questa volta non so, perché per dichiarare lo stato di predissesto probabilmente qualche problema deve esserci o no. Come mai si dichiara questa cosa? Ecco, io mi metto dalla parte dell'uomo della strada che legge la locandina del giornale. Passare questo messaggio, hai ragione, fai bene a metterti dalla parte dell'uomo della strada, il quale legge l'informazione che comunque veicola questo messaggio che proviene direttamente da Palazzo di Città, del predissesto. Cosa fatta dal primo giorno? In realtà la dichiarazione di predissesto è una procedura ben precisa che doveva tutt'al più essere avviata immediatamente dopo l'avvento dell'amministrazione di centrosinistra. Sono passati 6 mesi e non c'è nessuna dichiarazione di predissesto. Hanno governato loro, hanno approvato un loro bilancio di previsione,
hanno approvato un bilancio consuntivo che era quello della mia amministrazione, che chiudeva di fatto i conti della mia amministrazione, e lo hanno approvato, dopodiché hanno tartassato i pescaresi. Adesso non possono essere sempre affetti da torcicollo e guardare sempre indietro e non guardare avanti e non assumersi le responsabilità. Non sono stati eletti da 15 giorni, da 20 giorni o da un mese, sono passati 6 mesi, e tutto quello che la città oggi vede e tutto quello che viene fatto è ascrivibile e riconducibile alla giunta Alessandrini. Non c'è nessuna dichiarazione di predissesto, se non questo piagnistei continuo per giustificare oggi l'aumento dei tributi locali, domani l'aumento degli asili, dopodomani l'aumento delle mense, fra una settimana l'aumento degli impianti sportivi, e quindi ci si precostituisce un alibi, una giustificazione, attribuendola in maniera anche un pochino vigliacca alla passata amministrazione, dicendo quindi bugie, e quindi creando le condizioni invece per poter fare cassa e soprattutto vessare i pescaresi, i quali sono molto scontenti di questa amministrazione, che questa amministrazione in questi 6 mesi, oltre ad aver aumentato tutte le tasse, l'amministrazione è famosa per aver nominato una 19enne assessore e quindi responsabile di una comunità di 130.000 abitanti, una 19enne che probabilmente non è stata mai eletta nemmeno come rappresentante di classe durante il suo corso scolastico, per aver eliminato l'annunzio che è l'identità di Pescara, per aver ripristinato il traffico veicolare su corso Vittorio Emanuele, quando ormai tutti i pescaresi avevano metabolizzato quella iniziativa e avevano capito la bontà di quella iniziativa. Provate a chiedere a qualche pescarese se è contento dell'amministrazione Alessandrini o se non rimpiange chi c'era prima, che ovviamente quando governava aveva le sue croci, però quando dopo non c'è più ci si rende conto, facendo i paragoni, che magari era meglio, molto meglio di chi oggi invece amministra e governa la città. Allora io chiedo scusa, però torno un attimino sulle cifre, perché leggevo sul, credo, il Centro, che Del Vecchio dava proprio delle cifre, tipo nel 2009, quando l'ex giunta D'Alfonso lasciò il comune, era registrato in tesoreria un attivo di 19 milioni di euro. Nel giugno scorso, dopo 5 anni di amministrazione Mascia, in tesoreria c'era un passivo di 17 milioni. Ecco, quindi lui è abbastanza preciso. Sì, Del Vecchio infatti Vecchio è molto preciso, ma gioca su un equivoco, e cioè quello che un bilancio è fatto di cassa e di competenza. Allora, quando io sono stato eletto, oltre ad aver trovato tra l'altro un debito qualche settimana dopo di 12 milioni di euro con l'Enel, sul quale non ho fatto tutti i piagnistei che stanno facendo questi signori, ma mi sono accorciato le maniche chiedendo sacrifici all'amministrazione, non ai cittadini pescaresi, l'ho pagata. Ho trovato dei soldi in cassa che sono cosa ben diversa dalla competenza. Quando io sono andato via ho lasciato crediti ad Alessandrini, non debiti, ovvero in cassa c'erano le difficoltà che tutti i comuni hanno, e cioè di difficoltà nella riscossione di crediti. Sì. E mi riferisco a crediti da riscuotere nei confronti dei pescaresi, 8 milioni e 700 mila euro di Pares, la vecchia e odiosa tassa che è stata imposta dallo Stato e che purtroppo ha fatto registrare nel 2013 una grande evasione, o meglio un mancato pagamento, soprattutto per quanto riguarda la categoria delle attività produttive, quindi crediti da riscuotere, 8 milioni e 700 mila euro. Altro credito nei confronti dello Stato, circa 8 milioni e mezzo per la gestione del Palazzo di Giustizia. Bisogna attivare i meccanismi governativi, andare a Roma. Alessandrini deve fare qualche viaggio invece di pensare alla macroregione adriatica, andare a Roma e chiedere di poter riscuotere i soldi dei pescaresi, che lo Stato deve ai pescaresi, altri 8 milioni e mezzo circa. Quindi in buona sostanza diciamo che Del Vecchio non ha inserito in questo conteggio i crediti, no? Del Vecchio fa il furbo. No, per capire, se no ci perdiamo nei numeri. Nei numeri, sì, perché certo. Non. Però dobbiamo anche registrare il fatto. Sì, prego. Che ha difficoltà, perché si ha difficoltà in tutte le città d'Italia, purtroppo, con le difficoltà che hanno i cittadini, ad incassare i tributi. Per cui Del Vecchio gioca su questo equivoco. Altro è la competenza di un bilancio. D'altra parte, guardate che i bilanci devono essere sottoposti al giudizio dei revisori dei conti. I bilanci vanno alla Corte dei Conti. Se ci fosse stato, come dice Del Vecchio, un buco o una difficoltà di qualunque genere, noi saremmo stati sanzionati molto prima dell'avvento di Del Vecchio.
invece ci sono crediti da riscuotere, e purtroppo sono azioni politicamente anche antipatiche, perché il signor Del Vecchio dovrebbe, insieme all'amministrazione comunale, quindi Alessandrini, l'assessore al bilancio, iniziare a porre in essere una serie di misure per poter recuperare anche quei soldi nei confronti dei cittadini, che quelli, alcuni hanno pagato e altri non hanno pagato, e quindi chiaramente bisogna iniziare a porre in essere delle azioni esecutive nei confronti di questi cittadini. In questo momento però mi viene da dire, non vorrei fare il populista, che ci sono tante attività produttive e tanti cittadini che i soldi non ce l'hanno, cioè, proprio fisicamente non ce l'hanno materialmente. Questo è il problema, ed è un'azione antipatica. Allora cosa si fa? Siccome alcuni cittadini non hanno pagato perché non hanno questi soldi, allora si aumentano al massimo le tasse e si preannuncia che si aumenteranno altri servizi. Qual è la morale? Che come al solito quelli bravi pagheranno, e ci sono magari quelli che hanno difficoltà o che magari sono anche furbi, perché c'è anche una sacca di evasori furbi, i quali non pagheranno. Ma da qui a dire che c'è un dissesto, che c'è un buco, beh, insomma, ce ne corre. Bisogna essere correnti e bisogna dire appunto che c'è una difficoltà di cassa, che è cosa ben diversa dalla competenza, cioè da quelle cifre che devono essere concordanti tra entrate e uscite. Poi altra cosa è la disponibilità di quei soldi, però in bilancio figurativamente quei soldi dovrebbero rientrare in qualche modo e quindi vanno a compensare le spese. Invece questi signori dovrebbero stare attenti, è propaganda, quindi allora è propaganda secondo lei. Ma a Pescara si è sempre in campagna elettorale, guarda, ma come è propaganda? No, perché se no è la fine, 5 anni così, non lo so. È politica, perché per 5 anni andremo avanti così, perché questi signori arriveranno magari al terzo o quarto anno che inizieranno ad avere magari qualche riserva per poter fare anche qualche loro iniziativa. Io credo che oggi dicevo anche 5 anni che insomma litigate da una parte e dall'altra, perché adesso sarà il predissesto, poi il Corso Vittorio, poi non lo so quale sarà il prossimo problema. Mi pare che nei 5 anni in cui ho governato io questi signori abbiano reso la vita facile. Non ne usciamo più. Ma c'è una cosa in conclusione, nell'ultimo minuto, in cui andate d'accordo? No, perché qualcuno se lo chiede, una cosa, magari proprio sotto Natale. C'è un punto di convergenza. Stesso obiettivo. Da ambedue le parti. Ma è difficile trovarlo. Quello che rimane magari è anche un rapporto umano. Io per esempio col sindaco Alessandrini ho un rapporto di rispetto e anche di amicizia personale, con altri no, però questo è importante, perché comunque va salvaguardato il rapporto interpersonale. Poi cose su cui andiamo d'accordo probabilmente è il rispetto per i nostri cittadini e cercare comunque di fare il meglio per questa città. No, perché lui, ecco, ti do del tu, Luigi, perché ci conosciamo da tanto tempo. Come però no? Volevo dirti, perché poi su tutte queste querele eccetera, poi vince il populismo, vince l'antipolitica, quella spicciola. E quindi insomma rischiate di farvi male entrambe. Vince che nessuno andrà più a votare, come sta accadendo. Soprattutto questo è un grande rischio, però guardate, il momento è di estrema difficoltà, e davvero si rischia di innescare lotte tra poveri, e il fatto del non voto è un ulteriore elemento di disaffezione anche verso comunque chi è chiamato a governare, perché questo non va bene, perché di tutto abbiamo bisogno in questo momento, tranne che di strappare anche le istituzioni, di strappare i principi democratici. Sì, sì. Comunque un popolo va governato, una comunità va governata, non può non avere delle regole, non può non avere delle persone che abbiano delle responsabilità. L'importante è che non accada quello che è accaduto a Roma, l'importante è che comunque ci sia una politica di persone per bene. Allora, e direi che a Pescara sia chi ha preceduto costoro che governo, sia fino a prova contraria gli stessi amministratori di oggi, mi pare che siano persone per bene, e sotto questo punto di vista i cittadini non hanno sottolineature da dover fare. E questo è rassicurante. Hanno i romani da dover fare alla loro classe politica. Facciamo una cosa, allora, visto che insomma il discorso è stato piuttosto pesante, finiamo in maniera più leggera. Se la sente di fare gli auguri di un felice Natale al sindaco Alessandrini? Ma penso di sì. Allora ce lo faccia pulito, così poi glielo facciamo ascoltare. L'ho detto, mi sento anche vicino, anche come modo di pensare le istituzioni, anche quindi modo di interpretare il ruolo democratico di sindaco, mi sento vicino a Marco Alessandrini, considero persona
per bene, persona di notevoli doti culturali e che imparerà strada facendo anche a fare il sindaco. Certo, la critica politica non manca, poi rispetto interpersonale lo dico, lo ridico fino alla noia, deve esserci e non ci sono motivi perché non ci sia. Quindi davvero a Marco tanti cari auguri, a lui, alla sua famiglia, a sua moglie Mariela, che conosco personalmente. Davvero tanti auguri di buon Natale, e gli faccio anche auguri di buon anno per il 2015 come persona e anche come sindaco, perché penso che se è un buon anno per lui il 2015 sarà un buon anno anche per i cittadini, per i pescaresi, perché avranno bene. Benefici dal proprio sindaco. Grazie a Luigi Alboremascia. Grazie, a voi, grazie. Della trasmissione, a presto. Grazie, auguri, grazie, a voi. Grazie. Ciao. Auguroni, auguroni. Beh, caro Marco. Sentiti, erano sentiti secondo te? No, ma su questo sono due grandi scherzi signori. A parte, oltre la battaglia politica c'è una, no, perché c'è un'amicizia questo, anche. Questo ci rassicura, perché in che senso ci rassicura? No, perché almeno comunque una stimola reciproca di base perché se no qui salta tutto. Mamma mia, mamma mia. Ma è Natale, tanti auguri. Tanti auguri e soprattutto mano vogliatevi al portafogli. Bene, vogliatevi bene e pagate e continuate a pagare, perché questo dovete fare. Assolutamente. Mamma mia. E io vado, che te impazzisce, lo sai. Soldi, mani protese, sguardi ingordi. Io venderei mamma mia, io venderei casa mia, io ho le mie virtù, a chi mi dà di più? Allora, soldi, sentire il suono dei miliardi, non ti tradiscono mai, ti danno quello che vuoi, se non conoscere soldi, tu non sai che perdi, allora, soldi. Radio California ha presentato Quanta fretta, ma dove corri? Dove? Il gatto e la volpe. Se ci ascolti per un momento capirai. In diretta Marco Tontodonati e Luca Teseo. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi, di buone feare. Il gatto e la volpe, in collaborazione con Marco Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. La cornice ideale per realizzare il sogno del giorno più bello o per allestire meeting e congressi. A due passi dal mare e dalla montagna, tra sapori, profumi e benessere. Parco Hotel Villa Immacolata e Centro Benessere Le Plaisir. Strada Comunale San Silvestro, Pescara. Corradetti, prodotti artigianali. Specialità teramane come il croccante alle mandorle e i sassi d'Abruzzo e poi confetti, biscotti, marmellate, canditi e mandorle. Tutti rigorosamente made in Italy e realizzati artigianalmente con l'utilizzo di materia naturale di primissima qualità, senza conservanti o coloranti. Da una tradizione lunga quasi un secolo, tramandata da tre generazioni e da una profonda passione per i prodotti locali, nasce Corradetti, sinonimo di dolcezza, qualità e dedizione. Corradetti è a Sant'Egidio alla Vibrata, per te o per un regalo, sicuramente speciale, sfizioso e prezioso, da acquistare anche online sul sito www.corradetti.info. Mamma, bastano questi bigodini e questa congiatura colorata? Guarda che il nostro successo è dato anche dalla tradizione. E questa la filosofia di ALS, nata dal felice connubio tra novità ed esperienza, tra originalità e saggezza. Il nuovo studio, affacciato sul mare a Francavilla, propone ogni genere di taglio, acconciatura e colore, da quelli classici a quelli più creativi. Qui puoi dedicarti anche a momenti di piacevole relax, grazie al centro estetico. Marinella e Alessandro, tradizione e innovazione, un duo perfetto per ogni stagione. Il gruppo di agenzie Eurotour di Pescara è specializzato da più di 20 anni in viaggi di nozze. Qualità, efficienza e prezzi competitivi sono i nostri punti forti. Il viaggio di nozze è un viaggio importante e noi siamo pronti a sostenere i vostri desideri e necessità. Vi proponiamo un'ampia scelta di destinazioni e tipologie di viaggio. Seychelles, Africa, Thailandia, Stati Uniti, Australia, Polinesia. In esclusiva sul Mediterraneo e Caraibi, la nave più grande del mondo. Sconti fino a 500 euro per chi prenota oggi il suo viaggio di nozze 2015. Per tutte le info www.eurotour.it. Per vivere la notte, Schilling Night Club. Schilling, ex Prestige, in via Lago di Como a Montesilvano. Osteria della Musica, All That You Want. Vieni a trovarci e scoprirai tante novità. Osteria della Musica, via 420 72, Cepagatti.